Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi un nuovo video e vi faccio una breve intro perché poi devo assolutamente cambiare inquadratura, perché oggi ho pensato, così mi è venuto in mente vedendo un altro video qui su YouTube molto carino di una youtuber che ha 150 milioni di iscritti, quindi che non ha niente a che vedere col mio canale, però che io seguo spesso, mi piace tantissimo. Ho visto che lei vi proponeva un video sulla sua collezione di jeans, e siccome si parla tanto di jeans in questo periodo di quarantena, non so se avete visto gli ultimi post su Facebook eccetera, insomma quei post che invitano la popolazione femminile a provare ogni tanto anche i jeans perché il pigiama è ingannevole, visto che siamo sempre in casa, vista la quarantena e quindi il periodo negativo, ho pensato assolutamente di farvi vedere appunto i miei jeans indossati. Se state vedendo questo video è andato bene anche l'editing, perché onestamente ho detto bah, ci provo, perché non sarà facile per niente, diciamo, inquadrarmi, perché sono sola, come al solito mio marito è sotto che lavoro, ma io sono sola nella mia stanzetta del make up, quindi farò di tutto per inquadrarmi seriamente a farvi vedere i miei jeans, che sono pochissimi, perché da quando, diciamo, mi sono messa a dieta diciamo sono diminuiti, perché chiaramente sono dimagrita e non ho potuto più fare shopping, anche perché nel frattempo è giunta la notizia di stare infilati a casa e quindi non ho più fatto acquisti. Poi io non riesco a fare acquisti online per quanto concerne gli jeans, perché io li devo assolutamente provare per vedere come mi stanno, perché se no non li acquisto. Per cui vi faccio vedere quelli che ho. Mi possono piacere, sono dei jeans che ancora sono reperibili, perché io utilizzo brand quali Zuiki, Bershka, vedrete, insomma, Terranova, che sono dei brand assolutamente reperibili, e quindi se magari vi faccio vedere, vi parlo anche del modello, e se magari vi interessa potete poi al rientro, o se vi azzardate a fare degli acquisti online, acquistarli chiaramente anche per voi. Io niente, vi mando un grosso bacio, chiaramente se vi piace la tipologia di video vi posso anche proporre altri video nei quali vi faccio vedere il mio abbigliamento, per esempio le mie maglie, i miei maglioni, vi posso fare vedere le mie giacche, i miei trench, perché io ho tanta roba da mettere. Posso anche farvi vedere magari degli outfit, possiamo decidere di fare degli outfit, diciamo, mirati rispetto alla stagione, eccetera. Insomma, scrivetemi un commento, mi farebbe tanto piacere se comunque mi date un po' una dritta su questo. Io sto cercando di ampliare i miei video, di non proporvi sempre gli stessi video, anche perché vorrei che il canale crescesse un po' di più, e quindi magari mi butto anche su altre tipologie per vedere se magari appunto riesco ad attirare un po' di più anche con altri tipi di video. Quindi lasciatemi un commento, perché per me la vostra interazione è importantissima. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video, ma soprattutto seguitemi anche sui social. Io sono Cravis Girl dappertutto. Vi lascio al video. Allora ragazze, il video verrà un po' amatoriale perché comunque sono sola a riprendermi, quindi cercherò disperatamente di farvi vedere un po' tutto e partirei subito, scusate sto così con la gobba perché ho abbassato la videocamera in modo da farvi vedere la prima parte il primo jeans e comunque la prima parte del jeans, perché poi cerco di spostare la videocamera per farvi vedere anche la parte sotto. Questi jeans, che sono quelli che sto indossando anche oggi, quindi partiamo con quelli che ho già indosso in questo momento perché così è più facile, sono dei jeans che ho acquistato veramente un casino di tempo fa, ma tanto tanto tanto, credo che io fossi proprio ragazza, e sono dei jeans della marca Frutta. Non so se vi ricordate questa marca, praticamente questo brand vecchissimo, ve li faccio vedere anche dietro. Sono praticamente dei jeans, quelli che si usavano una volta, con l'elastico in vita e il classico laccetto. Adesso ve li faccio vedere anche sotto. A parte le calzette, non fate caso alle calzette con le stelline di Primark, perché comunque ho portato anche un paio di scarpe, ma quelle poi ve le faccio vedere dopo con gli altri jeans, perché non stavano bene con questi. A parte, usate anche il mio termosifone. Allora, sotto sono così praticamente, come potete vedere. Hanno, diciamo, un elastico qui nella parte sotto che richiama lo stesso elastico della vita, e sono con un lavaggio un po' scolorito qua, sono un po' sabbiati. Sono proprio carini perché sono, diciamo, dei jeans molto molto scialli, molto comodi per uscire, magari stanno bene con una sneakers, con una scarpina da tennis, con d'estate ad esempio mi piacciono tantissimo perché sono comunque dei jeans leggeri, per cui si possono indossare anche d'estate. D'estate per esempio mi piacciono tantissimo indossati con le spadrillas. Lo so che alcune di voi
odiano profondamente le Spadrillas, ma io le amo. Insomma, questi sono il primo paio di jeans, sono davvero carini, e questi qua sono praticamente la taglia S. Carino. Passiamo al secondo paio. Questi jeans, detti mom jeans, me li avete già visti indossati su Instagram tantissime volte. In realtà qui ci starebbe una bella cintura in vita, ma chiaramente non l'ho salita con me, top Lucia. Sono dei jeans che volutamente devono stare un po' lenti qui nella parte, diciamo, del cavallo, perché sono proprio dei mom jeans e quindi stanno un po' più lenti. Sono della marca Terranova, mi piacciono tantissimo perché stanno proprio a vita alta, come potete vedere, e con una cintura stanno proprio da Dio. Scusate, sono praticamente da stirare, ma io non li ho stirati perché li ho lavati da pochissimo e io li metto, li stiro poco prima di metterli, senza scarpe, perché questi vanno con le sneakers, quindi scusatemi, ma io me li metto praticamente così, con le calzette, ma tanto così li potete vedere. Sono praticamente semplici, come potete vedere cadono molto lenti, sono molto lenti anche qui dalla parte del cavallo, ma devono stare così perché sono appunto dei mom jeans. In realtà questi sono una taglia 42, se non vado errata, sì, e ripeto, li ho presi da Terranova, credo che qui si legga il... mi avvicino, si legga, insomma, sono proprio stile mom jeans, mi piacciono tantissimo. In realtà volevo prenderli anche un po' più chiari perché magari ora d'estate li utilizzerò un po' di più, ma non sono arrivata a prendere il secondo paio. Allora, altro paio, sono dei jeans molto datati perché ce li ho veramente da tantissimo tempo, e in verità vi dico che questi qui non li indossavo da un sacco di tempo. Col fatto che mi sono messa a dieta mi sono rientrati, sono la taglia sempre... la S, questa è una taglia S e praticamente non li indossavo almeno da 3 anni, sì. Sono datati perché li ho comprati il primo anno che stavo a Napoli e stiamo parlando di 2013. Siamo nel 2020, quindi 7 anni di jeans. Sono belli, l'unica cosa è che sono con la vita bassa, per cui io non sono contentissima di metterli perché quando mi siedo non sono comodissimi. Comunque, diciamo che li indosso lo stesso, magari li metto con un maglioncino lungo così. Ma la particolarità diciamo che sono dei jeans no brand, li ho comprati proprio a Napoli, ma tipo sapete, in quei negozietti, insomma, che ci sono un po' in giro, dove vendono jeans a 10 euro, insomma un po' cineserie, ecco. Sono tipo chiari, però con questo lavaggio sabbiato davanti, molto carino, ma la cosa bella è sotto, adesso ve li faccio vedere. Diciamo, la cosa carina è che sono dei jeans a zampa, praticamente sono proprio dei jeans tipo stile, cos'era, anni 70, sono proprio dei jeans a zampa, ve li ho già fatti vedere su Instagram. Allora, li ho indossate con le scarpe, queste qui sono le mie scarpe di parfois di cui vi ho parlato da poco tempo anche su Instagram. Madonna, che strano mettermi un paio di scarpe, visto e considerato che sto sempre con le pantofole tutto il giorno, quindi così praticamente sono con le scarpe con gli stivaletti messi. Sono troppo carini questi jeans, io li amo. E vi giuro che appena ho iniziato la dieta pensavo a questi jeans, ho detto chissà se ci entrerò mai, sono una S. In realtà ci entro, non solo ci entro, ma sto pure comoda, nel senso che comunque i primi tempi mi stavano stretti, invece adesso mi stanno proprio bene, top. E anche questi fanno parte della mia collezione. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, vi faccio vedere un paio di skinny jeans. Sono appunto dei jeans molto molto stretti, ma la particolarità di questi è che sono anche a vita molto molto alta, perché vedete praticamente l'ombelico è qui sotto, quindi sono altissimi. Io mi piace metterli, diciamo, anche con la roba dentro. Oggi ho questo maglioncione, quindi non ci sta bene, però sono proprio belli, anche proprio belli messi con la maglietta dentro, insomma, ora che viene l'estate. Tra l'altro questi sono abbastanza leggeri, spero di metterli anche quest'estate. Questi sono di Terranova, un po' pieni di pelucchi perché io ho il gatto, quindi quando praticamente il jeans si sta solamente un minuto sopra il letto e lei ci si corica sopra, sono pieni di peli il gatto. Ve li faccio vedere anche sotto, li ho messi con i famosi appunto scarponcini, che ho portato solo questi perché così ve li faccio vedere indossati con questi. Io li adoro con questi scarponcini, sono praticamente tutti stretti, arrivano fino a quasi al polpaccio, quindi sono totalmente stretti, sono comodissimi. E questi sono una taglia 42, sempre Terranova. Io adoro, diciamo, gli skinny di Terranova. Sono proprio comodi e stupendi, li lavate mille volte, non si strappano, sono fantastici.
Andiamo avanti. Allora, altro paio di jeans, questi invece sono di Zwicky. Ve li faccio vedere, tra l'altro sto notando che mi stanno larghi. A posto. Quando li ho messi l'ultima volta di qui mi stavano strettissimi, quindi si vede che sto andando bene con la dieta. Li vedrete indosso con le scarpe perché c'è una particolarità sotto, quindi ora poi ve li faccio vedere. Intanto ve li faccio vedere qui. Allora, vita diciamo abbastanza alta, come piacciono a me, sono appunto elasticizzati, chiari con un po' di sabbiatura davanti. Dietro sono così, quindi sono praticamente classici, belli stretti come piacciono a me. Mi piace tantissimo magari metterli così con il maglioncino così un po' dentro, un po' fuori. Ma la cosa bella è sotto, adesso vi faccio vedere. Sotto, come potete vedere, hanno praticamente tutta questa parte qua strappata, cioè sono proprio tutti senza orlo, come si suol dire. E io li adoro, infatti praticamente questi qua mi piace tantissimo metterli anche d'estate quando ancora sopporto il jeans, però perché, vi dico la verità, i jeans d'estate io li metto veramente poco perché mi sento proprio gonfia, però diciamo nel periodo magari primaverile li metto tanto e quando inizio a mettere la scarpa aperta mi piace perché si vede questo orlo così. Sono proprio carini perché sono tutti sabbiati, sono carini, questi sono proprio comodi. E questa è una 42 sempre, diciamo che la taglia che prendo io più o meno è tra la 40 e la 42. Quindi questa magari mi sta un po' lenta, sì, però la 42 di solito mi entra tranquillamente, mi sta anche bella comoda, diciamo. E riesco a prendere anche la S comunque in questo momento, quindi top, guardate che carini che sono. Andiamo avanti. Allora, altro paio di jeans che se parlate con mio marito mi dice sempre ma quando li butti, in realtà io li amo. Questi jeans hanno cambiato completamente aspetto, perché quando li ho comprati la prima volta non avevano assolutamente questo bucone così esagerato alle ginocchia, ma col tempo sono diventati così. Questi li ho comprati da Bershka, sono sempre una 42, sì, e dietro sono così, guardate che belli che sono. Sono stupendi. Stupendi, bellissimi. Anche questi, ragazzi, non c'entravo completamente su questi jeans, anche questi è stata una soddisfazione, un po' meno per mio marito perché non ama particolarmente vedermi questi strappi qui, anche qui, ma io invece adoro. Allora, sotto sono così, anche loro tutti sfrangiati, per cui anche questi me li vedete con le calzette. Madonna mia, che vergogna con le calzette, vabbè, fate finta di niente, tanto siamo tutti in casa tra di noi. E adoro. Adoro particolarmente questi jeans, ma anche i prossimi che vi faccio vedere. Io adoro i jeans di Bershka, sono fantastici, mi piacciono un sacco, sono comodissimi, tendono un po' ad allentarsi magari quando li indossate, però poi lavati tornano di nuovo come prima. Allora, altro paio di jeans che io amo particolarmente sono loro. Come vi ho detto prima, scusate il fiatone, ma mettere e levare jeans in questo momento praticamente mi sto levando la vita. Comunque, come vi ho detto prima, questi qui sono dei jeans di Bershka, bellissimi, che hanno la vita altissima. Io li amo particolarmente questi jeans, mi piacciono da morire e sono, diciamo, più omogenei come colore, nel senso che non sono molto sabbiati. E qua taglia 42, sono degli skinny jeans, quindi molto molto stretti. Però ciò nonostante sono veramente molto comodi, mi piace tantissimo metterli o con un maglioncino così semplice oppure magari con un maglioncino infilato dentro, ma e sotto sono molto semplici, ora ve li faccio vedere. Allora, sotto sono semplicissimi, sono stretti fino alla caviglia, poi io questi li ho indossati con gli scarponcini perché con gli stivaletti più che altro, perché così vedete insomma il risultato, posto che anche questi ve li ho fatti vedere 2500 volte su Instagram. Sono proprio belli anche questi, stupendi, semplici ma d'effetto. Allora, questi sono un paio di skinny jeans che acquistai da Terranova. Scusate, non ho sistemato bene le tasche, perdonatemi, ora inizio a essere stanca di mettere, levare. Sono troppo carini perché sono più scuri, hanno un lavaggio proprio scuro, non so se si rende, se tale cosa rende dalla videocamera. Dietro sono così, semplici. La vita è media, né troppo alta né troppo bassa, sono semplicissimi, anche questi sono la taglia 42 mi pare, sì, se non vado errata, credo che vadano a taglia, cioè non vanno come SM ma come 42 chiaramente italiana, vi faccio vedere il sotto, così, semplicissimi, non ho messo gli stivaletti ragazzi, mi perdonerete ma
non ce la faccio più a mettere, levare, quindi sono praticamente di calzetta, ma tanto sono semplici, c'è poco da vedere, anche questi sono comodissimi, io li uso tantissimo i jeans per andare al lavoro, e niente, insomma, questi sono quelli un po' più scuretti, sempre Terranova, io Terranova e Zuichi adoro, sono due brand dai quali, due brand che mi piacciono tantissimo e prendo tantissimo e prendo spessissimo jeans da loro. Allora andiamo all'ultimo paio di jeans, questi ricalcano molto i primi che vi ho fatto vedere della frutta, però questa è una marca no brand, credo che sia una classica cineseria, insomma, non mi vergogno a dirlo perché tanto comunque li utilizzo anch'io. Hanno, come potete vedere, in vita questa sorta, diciamo, sempre di elastico che si stringe con questa, con questo laccetto. Sono molto carini perché, non so se si vede dalla videocamera, hanno qui al posto, diciamo, dei bottoncini, hanno due diamantini. Troppo carini. Mi piacciono un sacco. E dietro sono così semplici, hanno due tascone. Molto, molto, molto comodi. Proprio comodissimi. E sotto sono fatti così. Hanno praticamente l'elastico, come quegli altri, e sono molto lenti, quindi comunque sono dei jeans proprio comodi per stare in casa. Questi però hanno un problema, tendono un po' ad allargarsi dopo che li mettete, per cui si possono indossare una, massimo due volte, poi vanno lavati subito perché per farli tornare alla forma iniziale, perché tendono un po' a smollarsi comunque come jeans, però sono molto molto comodi, vedete anche dietro non stanno affatto male. E insomma, questo era l'ultimo paio di jeans. Bene! Diciamo che questa clip al solito alla fine la inserisco così proprio random alla fine, perché ho detto ma come lo finisco sto video, perché non so se vi avevo salutato nella clip di prima, quindi metto questa clip finale. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia, mettetemi un bel like se vi è piaciuto e commentate, mi raccomando, e magari indicatemi qualche altro brand sempre di questi low cost per acquistare jeans, che comunque con i quali voi vi trovate molto bene. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Stay tuned!